Giovedì 21 novembre, benvenuti a un nuovo appuntamento con Dumor Milano, sempre qui su Milano All News. Quest'oggi ci sono venuti a trovare i Medici Senza Frontiere, MSF, famosissima ONG, che siamo ben contenti di avere qui con noi ospiti in studio. Nella fattispecie sono venuti Ruggero Giuliani, che è un medico di MSF. Buongiorno Ruggero, grazie mille. E Vanda Gatti, coordinatrice di Medici Senza Frontiere Milano. Grazie mille davvero di esservi con noi. È la prima volta che abbiamo l'onore di avere Medici Senza Frontiere nei nostri studi. Allora direi, partiamo un po' dai fondamentali, dalla BC. Che cos'è Medici Senza Frontiere? Allora, Medici Senza Frontiere è un'organizzazione non governativa umanitaria. Nasce nel 1971, quindi tra poco ricorreranno anche i 50 anni dall'inizio delle attività, quando un medico e un giornalista che erano stati nel Biafra, dove al tempo c'era appunto una guerra civile con delle carestie importanti e dei livelli di malnutrizione elevatissimi, diciamo, escono dalla Croce Rossa per cui prestavano lavoro e decidono di fondare questa organizzazione. Quindi un medico e un giornalista che si mettono insieme, e questo è il cuore della nostra organizzazione: curare e testimoniare. Quindi entrambe le componenti del nostro lavoro sono importanti, e cerchiamo di farlo in tutti i paesi e in tutte quelle situazioni, diciamo, dove ci sono delle vittime civili di guerre o di catastrofi naturali. Praticamente, ahimè, in tutto il mondo, però, ormai, perché queste catastrofi, queste disgrazie avvengono davvero in ogni angolo del pianeta. Dove è presente Medici Senza Frontiere? Ecco, Medici Senza Frontiere è cresciuto in questi anni tantissimo, e appunto da questo piccolo manipolo di medici e giornalisti adesso è diventata una grande organizzazione che lavora in più di 70 paesi nel mondo. Oggi i punti caldi della nostra azione sono ovviamente le zone di conflitto: lo Yemen, la Siria, l'Iraq, la Repubblica Centrafricana, il Congo. Tu dici, appunto, nasce da questa volontà, appunto, di un medico e di un giornalista. Che cosa è stato a spingere, appunto, a creare un'entità completamente nuova, e un'entità che comunque, appunto, quasi 50 anni ormai che opera, e opera perfettamente in tutte queste zone? Beh, da una parte fornire assistenza medico-umanitaria alle popolazioni civili in distress, quindi sono sofferenti da situazioni, appunto, ne parliamo di disastri creati dall'uomo o dalla natura. Ecco, e quindi la nostra missione è appunto fornire assistenza medica a queste popolazioni. Dall'altra parte però è importante anche informare il pubblico su quello che succede. Quello che frustrava appunto i medici in Biafra era il fatto di non poter parlare, di non poter raccontare la situazione che vivevano, e questo è diventato un po' il cuore, diciamo, della nostra attività. Comunque, raccontare solo quello che facciamo. Infatti nelle nostre comunicazioni, nelle nostre press release, noi parliamo delle nostre attività, quello che i nostri volontari, i nostri operatori vedono sul campo. Anche perché, insomma, se 50 anni fa magari era un po' complicato riuscire a far parlare certe parti del mondo, adesso sembrerebbe che sia molto più semplice, e invece non lo è, perché molte parti del mondo rimangono ancora in silenzio, no Vanda? Cioè, e questo è molto della parte del vostro del lavoro, dare voce, diciamo, una classica frase fatta, dare voce a chi non ce l'ha, però effettivamente è così. Sì, io sono volontaria per MSF da 10 anni, e mi sono avvicinata proprio perché MSF rappresenta quello che è l'azione umanitaria, cioè garantire il soccorso medico umanitario e denunciare quello che vediamo in qualsiasi parte del mondo, per qualsiasi essere umano, in maniera indipendente, neutrale e imparziale. Questi sono i principi su cui MSF si fonda. E allora da lì ho deciso di mettere a disposizione il mio tempo, il mio network, la mia professionalità per supportare le missioni di Medici Senza Frontiere sul terreno in oltre 72 paesi, facendo del volontariato a Milano. E io dal 2013 sono la coordinatrice dei volontari del gruppo di Milano. E che cosa facciamo? Organizziamo delle attività di sensibilizzazione, proprio perché grazie agli operatori umanitari possiamo raccontare quello che succede in alcune parti del mondo, per poter garantire un'azione medico-umanitaria gratuita. Abbiamo bisogno di fondi, quindi attraverso la nostra attività cerchiamo di supportare l'organizzazione facendo raccolta fondi,
E l'altra cosa fantastica è che in questo momento in cui ci sono tantissime informazioni che circolano, noi cerchiamo di portare, come diceva anche prima Ruggero, i testimoni, cioè i protagonisti che sono sul terreno possono incontrare la società civile e raccontare quello che sta succedendo, senza nessuna mediazione. E questo credo che sia anche proprio un atto da cittadini responsabili, quindi io sono ben felice di essere volontaria per MSF e di poter prestare il mio tempo libero per poter fare questo, e poi anche di aver fatto crescere il gruppo. Ora siamo ormai una trentina, è variegato. La cosa bella è che uno magari immagina che far parte di un'organizzazione non governativa è un sogno che non si può realizzare. In realtà non è così, perché si può fare il volontario qui su Milano, si può fare qualsiasi professione. L'importante è condividere quelle che sono i principi, condividere l'obiettivo, quindi garantire il soccorso medico-umanitario e denunciare le situazioni in cui ci sono dei soprusi, in cui la dignità degli esseri umani viene messa a meno, a seconda delle proprie disponibilità di tempo e anche di propensione umana. Ecco quello che noi facciamo qui su Milano come gruppo di volontari. Talvolta supportiamo anche le operazioni, quindi in passato Medici Senza Frontiere è stata coinvolta anche con altre organizzazioni che operano sul territorio milanese a garantire l'accesso alle cure per le popolazioni vulnerabili che sono escluse dal sistema sanitario nazionale o che hanno delle difficoltà per l'accesso al sistema sanitario nazionale. Per esempio, capire appunto come se una volta, se 50 anni fa appunto il problema era in diafra, in realtà adesso il problema è anche qui, appunto, cioè, appunto bisogna cercare di operare ovunque ci sia questi disastri fatti dall'uomo, che poi possono essere vari i disastri fatti dall'uomo. Uno dei disastri grossi fatti ultimamente è anche quello di aver dire che sia una ONG sembra quasi una vergogna ultimamente, no? Cioè, questa parola è stata molto distrattata, appunto tu dicevi tante informazioni, ahimè sono state proprio sbagliate e volutamente anche contrarie a quello che poi è spesso la mission di molte ONG come ad esempio la vostra. Cerchiamo quindi di far capire bene a chi ci segue da casa come funziona una ONG come Medici Senza Frontiere. Già ci facevi capire, ci sono due mondi che però comunicano, quello dei volontari, quello degli operatori, quello dell'operatività e quello dell'informazione, ad esempio. Come funziona questo mondo, questi due mondi insieme? Allora, io ti posso parlare della parte dell'operazione. Allora, noi praticamente Medici Senza Frontiere adesso a livello globale è organizzato in 5 centri operazionali, che sono le sedi principali dove diciamo ci sono dove vengono prese le decisioni diciamo più strategiche. E poi dopo a livello di ogni paese c'è una cosiddetta c'è una missione, quindi c'è un centro di Medici Senza Frontiere che coordina l'attività per quel paese. E all'interno poi del paese ci sono vari progetti dove ci sono coordinatori di progetti, operatori sanitari, operatori della logistica. Ecco, ricordiamo che Medici Senza Frontiere, pur essendo medici, in realtà una buona parte dei nostri operatori sono logisti, sono amministratori, perché ovviamente bisogna mettere in condizioni i medici di poter operare in qualsiasi situazione, quindi la logistica, il fatto di poter intervenire, montare un ospedale da campo in breve tempo, ha bisogno di una logistica molto forte. Io ricordo appunto dallo tsunami del 2006, ecco, dove in 48 ore avevamo già mandato 8 aerei e siamo stati i primi ad arrivare comunque con materiale medico-umanitario, perché il medico da solo non fa nulla se non c'è un'organizzazione dietro che gli permette di far arrivare strutture, farmaci e quanto. Faccio una provocazione perché farlo capire meglio. E tutto questo viene fatto perché? Viene fatto perché noi mettiamo i beneficiari, quindi le persone, i pazienti, prima di tutto. Cioè noi, il nostro lavoro è completamente volontario, è gratuito per le persone che sono in difficoltà e in sofferenza. Noi mettiamo sempre il paziente al centro di tutto e prima di tutto, e questo rimarrà sempre nel nostro DNA e nel nostro cuore. Ecco. Avviene per lo tsunami nel sud-est asiatico, come avviene per i terremoti, come avviene anche appunto per i migranti nel Mediterraneo. Giusto. Assolutamente, questo è stato diciamo noi abbiamo sempre avuto attività per popolazioni vulnerabili e in Europa, soprattutto nel sud dell'Europa, parlo dell'Italia, della Grecia, in passato anche della Spagna, diciamo siamo intervenuti quando c'è stata la crisi migratoria attraverso diverse attività, che è un'attività sia di salvataggio in mare, e questo è stato diciamo un passo successivo. Ecco, si possono, il nostro lavoro
lavoro è salvare le vite, non importa come lo facciamo. E quindi siamo scesi in mare e abbiamo messo in mare delle barche che hanno fatto questa attività di ricerca e soccorso. E poi anche attività sul territorio. Se non fossero questo tipo di barche, non è che non ci sarebbero i migranti sarebbero lo stesso, fonderebbero lo stesso con le loro bandierole, sì. E nessuno saprebbe nulla. Il nostro obiettivo è toglierci il prima possibile da questa attività, perché non è un'attività che noi facciamo. Innanzitutto voglio dire che questa attività rispetto al globale dei Medici Senza Frontiere a livello globale rappresenta circa l'1%, quindi diciamo è un'attività abbastanza piccola rispetto a quello che facciamo nel resto del mondo. E poi noi siamo intervenuti perché c'era stato, era finita l'operazione Mare Nostrum nel 2015 e quindi non c'erano più le barche dell'Unione Europea che facevano questo tipo di salvataggio in mare. Noi non l'avevamo mai fatto e non pensavamo di doverlo fare, sinceramente, però dove non c'è nessuno arriviamo noi. La Medici Marinai non sarebbe stato di fare questo passaggio, no? Assolutamente. E comunque nelle nostre barche abbiamo comunque i team medici che si prendono cura delle persone, sia dal punto di vista fisico e psicologico. Però questo questa cosa, che nel senso è dato questa esigenza, perché appunto c'è un'operazione che è andata a finire, ma l'operazione quando finisce non è detto che poi la domanda finisca, quindi i migranti c'erano comunque, affondavano comunque all'interno del Mediterraneo, il rischio di perdere vite umane è sempre altissimo, quindi giustamente ONG come la nostra sono intervenuti, quindi cerchiamo anche di sfatare un po' questi miti che si sentono in giro su chi si sta arricchendo, non si sa come, non si capisce in che maniera, con i migranti o con i trasbordi. Quindi insomma non è niente così, anzi, come dicevamo, ricordiamo, è fondamentale il lavoro di messa in medicina frontiera, perché appunto l'obiettivo principale è salvare vite umane. Obiettivo principale appunto è anche quello di informare su come questo viene fatto e di sensibilizzare, che è uno dei grossi lavori che fate ad esempio con il Gruppo di Milano. Assolutamente, infatti abbiamo un evento nei prossimi giorni. Perfetto. Lunedì 25 novembre, che è la giornata mondiale per la lotta contro la violenza sulle donne, inaugureremo una mostra fotografica fatta da un fotografo milanese, Bruno Zanzottera, in Sudafrica, nella zona in cui viene estratto il platino, dove c'è una delle più alte concentrazioni di violenza sulle donne, e infatti la mostra si chiama Violenza al Platino. Quindi ci sono queste immagini che raccontano il lavoro di Medici Senza Frontiere, che è un lavoro di salute mentale, perché una persona che sia in Sudafrica o che sia a Milano, che subisce una violenza, che subisce un trauma, ha bisogno poi di un supporto per poterla superare. Dove sarà? Sarà all'Umanitaria in via San Barnaba, quindi dietro il Tribunale di Milano, alle 18:30. È un'occasione per poter incontrare anche il presidente di Medici Senza Frontiere, che è Claudia Lodesani, che diciamo di solito, dato che lei vive in Sicilia, non è spesso qui al nord, quindi siamo contenti di poter avere anche Claudia insieme a Ruggero lunedì. E sarà alle 18:30, quindi chiunque voglia partecipare è benvenuto. Sarà un modo per poter sia vedere le foto che poter interagire anche con il fotografo e anche con la giornalista che ha seguito il fotografo, per poter poi raccontare, proprio perché la nostra missione è diamo supporto sanitario ma poi raccontiamo quello che vediamo. Uno pensa al Sudafrica, immagina che è un posto in cui si vanno a fare le vacanze, non c'è nessun problema, invece è proprio un qualcosa che è anche molto legato alle donne, no? Perché il platino viene utilizzato come regalo per le donne, in realtà nel luogo da cui viene estratto è anche una condanna per molte donne. E quindi questo è un po' quello che è lo spirito della mostra che inaugureremo lunedì, e sarà disponibile per una settimana. Poi facciamo delle altre attività sul territorio, sempre con un obiettivo di sensibilizzare e anche raggiungere i giovani. Quindi noi siamo disponibili, se le scuole ci chiamano, a poter andare nelle scuole con degli operatori umanitari a raccontare qual è l'opera di Medici Senza Frontiere. Incontriamo gli universitari, ogni tanto organizziamo degli aperitivi informali. Il nostro obiettivo è proprio questo: raccontare ciò che succede e far parlare chi attraverso il proprio operato è un testimone oculare, un protagonista di quello che succede in alcune zone lontane del mondo, ma anche vicino a noi. Lo dobbiamo fare sempre di più.
chi è che compone Medici Senza Frontiere? Chi sono le persone che la compongono? Chi sono i medici di Medici Senza Frontiere? Allora, siamo persone normali, non siamo eroi, non abbiamo questo forte senso di questo spirito umanitario che ci spinge nella nostra azione, sia quando facciamo il nostro lavoro qui in Italia, sia quando partiamo nelle missioni. Quindi diciamo che quello che mi viene da dire è che vedo tanti ragazzi, vedo tanto entusiasmo, vedo anche tanta appunto voglia di fare e di cambiare le cose. Ecco, questi sono, e siamo di tanti paesi diversi, e questo è di base, diciamo, lo spirito che ci unisce tutti, ecco, questo spirito umanitario. Se invece non sono un medico, anzi perdevo sempre anche all'eurochirurgo, che ero sempre l'ultimo, posso fare comunque qualcosa per Medici Senza Frontiere? Assolutamente sì, perché ci sono gli operatori umanitari, che quindi sono dei professionisti, che possono essere medici, ma possono essere architetti, ingegneri, amministratori, che vanno sul terreno. Ma poi ci sono i volontari. I volontari sono persone di qualsiasi professionalità che possono prestare e mettere a disposizione il loro tempo libero. Quindi benvenga, attraverso la pagina Facebook del gruppo ci possono scrivere. Noi ogni mese organizziamo una riunione per chi è interessato a fare il volontario per Medici Senza Frontiere. Ci sono due volontari del gruppo che accolgono i potenziali nuovi volontari, e poi c'è tutto un percorso di accompagnamento e anche di formazione, perché per noi è fondamentale che chi fa il volontario per Medici Senza Frontiere sia realmente consapevole di chi siamo, quindi la macchina organizzativa, come spiegava Ruggero, che in Italia è una macchina molto grande. Siamo il gruppo del gruppo di Milano. Sì, ci sono altri 15 gruppi di volontari in tutta Italia. In Italia c'è una sede a Roma con circa 80 dipendenti, ci sono 5 sedi operative, quindi headquarter in Europa, ma abbiamo oltre 30 paesi che sono sezioni partenarie di questi 5 headquarter, e siamo il più grande datore di lavoro per i paesi in via di sviluppo, perché una cosa fondamentale è che ci sono gli espatriati, quindi come se non sbaglio 55.000 operatori nel mondo, di questi solo 5.000 sono espatriati. Esatto. Quindi vuol dire che sono le comunità locali poi quelle. Esatto, che, e quindi su questo è anche fondamentale, perché si fa formazione. Quindi perché è necessario che ci siano degli espatriati? Gli espatriati hanno di solito dei ruoli più, diciamo, gestionali e di coordinamento, o dei ruoli di formazione, ma poi la maggior parte del personale è personale locale, che crescendo in Medici Senza Frontiere oggi riesce anche ad andare, magari è partito dal proprio villaggio in Africa e ora magari è coordinatore medico in Iraq o in Afghanistan, proprio perché Medici Senza Frontiere accompagna le figure professionali anche in una crescita. Mettendo che cosa? Mettendo al centro gli esseri umani. Quindi gli esseri umani sono i beneficiari, che, a cui noi garantiamo il soccorso medico gratuito, perché questo è fondamentale. A volte quando facciamo degli eventi ci viene chiesto: ma perché ancora oggi gli stati non danno, come il nostro sistema sanitario nazionale, l'opportunità di rivolgersi? Per l'Italia è difficile capirlo, esatto, questa fortuna. Esatto. Noi abbiamo la fortuna che se stiamo male chiamiamo l'ambulanza, ci viene a prendere gratuitamente e ci porta in pronto soccorso. In molti paesi in via di sviluppo questo non è possibile. Anche sviluppati, mi da dire a volte. Siamo un grosso tema, infatti. Evidentemente noi abbiamo ascoltato tante cose, grazie invece a Medici Senza Frontiere, che ci viene un po' a ridimensionare, la faccio anche dire grazie di quello che abbiamo, e magari tirarci sulle maniche invece per chi magari ha meno. Ricordiamo allora, siamo in chiusura, lunedì 25 novembre 18:30 presso l'Umanitaria in via San Bartaba, inaugurazione della mostra fotografica Violenza al Platino. Vi aspettiamo. Se vogliamo qualche informazione sulle vostre attività, il gruppo Medici Senza Frontiere, gruppo di Milano su Facebook, abbiamo un indirizzo email info.milano@rome.msf.org, e comunque io sono la coordinatrice, sono Vandelisa Gatti, anche su Facebook mi potete trovare, e siamo ben lieti di poter accettare nuovi volontari. Perfetto, io vi ringrazio tantissimo, grazie mille Ruggero, grazie mille Wanda, grazie aggiornati a voi su tutto quello che fate, e ricordatevi appunto 25 novembre o 18:30 l'Umanitaria, la presentazione della loro bellissima mostra sul Sudafrica, sul platino, sulla violenza
sulle donne nella giornata appunto contro la violenza sulle donne. Grazie mille davvero Melissa Fortier. Grazie a voi. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. Il nostro nuovo appuntamento torna come sempre domani, sempre più su Milano News, per una nuova puntata di Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci, a presto.